Ciao a tutti ragazzi, sono Ildan e benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo su un nuovissimo gioco che sto giocando da parecchio tempo, per cavoli mia, e si chiama Dragon Boom. Che cos'è questo gioco? Allora, noi siamo dei draghetti, dobbiamo spaccare tutto. Ragazzi, questo gioco mi sta facendo divertire tanto e oltre anche un bel passatempo. Penso che alcuni di voi ci sta giocando, però lo voglio portare perché è un proviamolo se... A vedere se vi piace ci farò una piccola miniserie, diciamo, perché alla fine questo gioco non è niente di eccezionale a livello di difficoltà e a livello di livelli, di storia, cioè quindi non è un granché, però è un bellissimo gioco, divertente ma un bel passatempo, perché c'è questo drago. Lo andiamo a vedere ragazzi, così lo capirete. Allora ragazzi, prima di iniziare tutto, intanto parte l'immagine, vi invito ad iscrivervi, mettere un mi piace, commentare, condividere, lasciate un bel hashtag drag, se volete un bel cuoricino. Allora, noi siamo questo bel piccoletto, quindi dobbiamo prendere le monete per imparare altri tipi di fiamme, in modo tale che questo drago diventa sempre più potente. Partiamo col tutorial così capite bene come funziona. Allora, questo siamo noi e il gioco si divide a metà dello schermo, di cui la metà dello schermo a sinistra possiamo volare, quindi possiamo spostarci come vogliamo, vedete? Guardate, possiamo spostarci, però nel cellulare qui si fa trascinando, però io l'ho trovato un modo per nell'emulatore di poter utilizzare, per poter strascinare. Noi dobbiamo fare sempre questi tipi di livelli per prendere monete per potenziare i nostri sputafuoco. Invece l'altra metà, quella a destra, trascinando possiamo sparare la nostra palla di fuoco, come potete vedere. E quindi qual è il trucchetto? Quindi sarebbe saltare, tenete premuto, vedete che fa la viola? Ah no, dai, volevo far vedere, vabbè, vi farò vedere durante il gioco. Quindi partiamo al primo livello ragazzi, e quindi ecco, guardate, tenere premuto, andare su, quando tenete premuto va al rallentatore, quindi abbiamo tutto il tempo per poter sparare, vedete? Quindi il bello adesso comincia adesso. Allora, via, partiamo. Come potete vedere ci sono dei soldati che proteggono queste monete. Possiamo anche colpirli andando addosso, ragazzi, tranquillamente, ancora mi sbaglio perché giustamente, quindi questo sarebbe il gioco, dobbiamo prendere monete e uccidere i soldati, quelli che ci, praticamente quelli che ci ostacolano per prendere queste monete. Eccole qua, allora, dobbiamo prendere tutte le monete altrimenti non riusciamo ad andare avanti, ovviamente. Eccola qua, anche questi cosi non so che cosa siano, penso che siano conigli, non lo so, però io sull'emulatore non riesco a chiapparli. Ah, vabbè, se non riesco a capare. Quindi però ragazzi, ogni colpo che tirate, quindi 2x2, per 3x4, butta altre monete ovviamente. Quindi noi andiamo avanti, eccole là, guardate che stanno dormendo. Non so che cosa sono, pecore, non lo so, va bene. Comunque prendiamo sempre le monetine, possiamo anche colpire, le ho già detto. E quindi, ah, eccolo qua un altro, perfetto, facciamo così. L'ho preso al volo, manco lo volevo, pensate. Olè! Spara, 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 chiappa, 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 chiappa pure quelli, acchiappali, mamma mia, eccoli qua. Questo ragazzi è il gioco, non è tutto sto granché, però è un bel passatempo, mi fa veramente passare un bel po' di tempo e veramente mi si attacca veramente. Quindi alla fine del livello prendiamo la cassa e prendiamo tot monete, quindi ovviamente dobbiamo completare tutto al 100% per poter andare sempre più avanti, per aumentare questa qui, per darci nuove monete, nuovi oggetti. Quindi è questo il gioco. Quindi passiamo alla seconda, tanto per passare il tempo. Quindi ragazzi, fatemi sapere qui sotto nei commenti se vi piace questo gioco. Oggi faccio il proviamo perché vedo mi sta facendo passare veramente tanto tempo questo gioco. Stranamente, più di Dokkan, Dokkan nerd come uno schifoso. Allora, andiamo sempre più avanti.
E quindi ragazzi, chi ci sta giocando? Vi piace a voi invece? Ma io penso che alcuni di voi ci sta già giocando, perché non è un giochetto... Oddio, dovrebbe essere uscito quest'anno questo gioco, però non è un giochetto sconosciuto, diciamolo così, va. Oh, devo prendere le monete, mannaggia a me, si vede che non ci sono abituato con l'emulatore. Giù! Oh! Ah no, lì c'è uno, un tizio. Anche perché, ragazzi, se non uccidete tutti i soldati, non completate al 100%, anche l'ho presa manco a farla apposta. Al volo, vai vai, spara spara. Madonna, ho fatto per 3, magari faccio pure per 4. Vai, olè, spara 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 spara, anche se sinceramente ero abituato agli altri tipi di spari, perché ci stanno quelli che sparano tripli, quadrupli, cioè ci sono tanti tipi di sputafuochi, ragazzi. E quindi dovremmo aver finito, sì, abbiamo finito anche quest'altro. Ah no, c'è rimasto questo. Via, mori, 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 mori. Ok. Il nostro tenero drago che uccide malamente questi poracci. E quindi ce ne andiamo a fare un'altra e poi ci fermiamo. Ok, vedete? Vedete, io non ho ucciso metà parecchi. Quindi dopo lo dovremmo rifare per completare il livello al massimo. Allora, completiamo anche questo, giusto per farvi rivedere ancora come funziona. Ragazzi, mi scuso se non ho spiegato bene il gioco, però continuerò a dirvi che questo gioco è veramente divertente. Anzi, vi invito anche di provarlo se vi piace, perché veramente è un bel passatempo, ragazzi. Non prende manco tanta batteria, sinceramente. Io pensavo che questo tipo di gioco prendesse tanta di batteria. E invece no, invece no. E invece no, ecco, ho fatto un dlen che non dovevo. È successo. Ok, si era bloccato l'emulatore. Perfetto, tanto per cambiare. Vai di qua, devo prendere le monetine. Maledettine. Va, tambeline. Eccole qua, perfetto. Chi manca? Olè. Ho preso il volo e ti prendo a cannonate. A cannonate. Vai, vai giù. Vai su. Vai. Questo è il gioco, ragazzi. Questo è il gioco, è tutto un movimento, non vi fermerete mai. Io faccio così perché non ci riesco a giocare sull'emulatore, invece sul telefono faccio destra, sinistra, su e giù, cioè non mi fermo mai proprio. Quindi ecco qui, prendiamo queste monete. Ok, dovremmo... No, 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 ne è rimasta una lì. No! Hai perso la moneta! Maledetto! Sì, ce la faccio lo stesso, balordo. Ok, ecco, abbiamo finito anche questo, sinceramente. Era più facile, più andiamo avanti più diventa difficile, ragazzi. E più troveremo anche dei soldati che ci faranno danni. Quindi ragazzi, io spero che questo piccolo video vi sia piaciuto. Io ho voluto portare questo per fare un proviamolo, perché ripeto, ci sto giocando veramente da tanto. Ci gioco praticamente tutti i giorni, anche quando vado in bagno, oppure quando sto in macchina con qualcuno che guida. Quindi mi prende veramente tanto. Quindi se voi vi piace, fatemelo sapere con 100 like nei commenti, come vi pare, ragazzi. E noi ci vediamo nel prossimo video.